non ti cade addosso. Ok, ciao. Saluta il pubblico, saluta. Ciao. Mi pensava che le lettere fossero finte. Ciao. Cosa date, gomito, pugno, panca? Pugno infatti. Tu pensavi che fossero finte? Sì. Sono vero. No. Puoi parlarci, chiacchierare, no, cercare. Ma mentre ti ho detto, quando entro, cosa date, gomito, pugno, anca? Ognuno c'ha la sua... Io faccio il saluto così. Saluto buddista. Così. Namaste. Togliami intanto una curiosità. La sigla nel tuo libro è questa versione rocchettara nostra dal vivo o è quella più classica? Ho preso la classica. Facciamo un pochino più. Sì. Fai come quei conduttori radiofonici, le cose un po'. Quelle lì che conoscono tutti, bisogna andare alla pancia del paese, è lì che bisogna parlare. Ma lui ormai sempre non mi ricordo qualcuno. Lui adesso ne parleremo, il suo ultimo romanzo è stato recensito niente meno che da Walter Siti, uno dei più grandi scrittori italiani, premio Strega, e quindi c'è un problema, Fabio. A proposito di rock, ti rubo le parole di un grande rocker, Vasco Rossi, per chiederti di dare un senso a questa sera. A questa sera. Che altrimenti, come questa sera, un senso non ce l'ha. Esatto. Ecco, la parola senso. Ho portato questa notizia perché, diciamo, il protagonista di questa notizia è un ragazzino di 12 anni. 12 anni, quindi quando uno dice l'età di un ragazzino, uno pensa... Mi si è slavata la camicia, però. Guarda che bomba. Sei pieno di bomba. Hai visto? Hai capito? Sì, quando ho preso la pallone... Ha un senso. E un ragazzino di 12 anni che si sta chiedendo: mi vaccino o non mi vaccino? Figlio di separati, quindi va dai genitori, prima dalla mamma e dal papà, a chiedere che devo fare, no? Mi vaccino o non mi vaccino? La mamma dice: certo che ti devi vaccinare, il papà assolutamente. Cioè, saputo che la mamma ha detto di no, esatto, dice. Secondo di me è andata così. Cosa ha detto la mamma? Vaccinati. No, non devi vaccinare. Esatto. Questa sera pizza, così si infastidisce. Allora, questo ragazzo non sa cosa fare, quindi insomma si informa, però non sa che decisione prendere, perché non sa a chi dei due, diciamo, affidare la propria fiducia. Finisce addirittura in tribunale davanti a dei giudici e i giudici lo ascoltano e dicono: beh, questo ragazzo di 12 anni intanto è più maturo dei genitori sicuramente. Del padre, la madre, così. Insomma, comunque è un ragazzo molto maturo. Tu cosa vorresti fare? Quindi lui si informa e alla fine dice: io vorrei vaccinarmi. Quindi sceglie il consenso, diciamo la parte della madre. Dice: più che altro perché quando mio padre mi spiega il perché non mi dovrei vaccinare, trovo che in quelle parole non abbiano senso. Così dice questo ragazzo. Quindi la parola è senso. La voce dell'innocenza. Quindi noi non sappiamo. A te mai è successo che tuo padre, quando eri piccolo, anche non piccolo, abbia detto qualcosa che ti è sembrata insensata? Che poi magari invece hai capito dopo che... Sì, ma tantissimo. Io sono di quelli che mio padre, adesso non c'è più, ho sempre avuto un buon rapporto, però l'adolescenza io l'ho fatta un bello scontro generazionale. Come tutti, come quelli sani, diciamo così. No? E devo dire che c'erano tante cose senza senso nelle parole di mio padre. Adesso che sono diventato padre... Può tornare padre, a casa presto la sera. Sì, quelle cose che ti diceva a me e a mia sorella: finché non tornate io non dormo bene, no? Io dicevo: ma cosa dici? Io adesso ho già due bambini piccoli, 8 e 6 anni, che tra l'altro questa sera per la prima volta mi vedono in TV. Ma voli salutiamo. Salutali. Non mi hanno mai visto in televisione prima. Salutali. Capito? Ecco, questo è il mio lavoro. No, perché non capiscono che lavoro con la maschera. Hai questo. Non si vedranno mai più. E allora... E quindi invece adesso che sono diventato genitore, ho due figli... Tutte le cose che non avevano senso di mio padre, soprattutto i grandi scontri, le cose su cui mi sono scontrato con mio padre, mi avvicino sempre di più a quella parte che non mi piaceva di mio padre, e tutto in realtà ha un senso adesso. Adesso ha preso senso. Esatto. Anche Paolo, che è il protagonista dell'ultimo romanzo, Una vita nuova, l'ultimo romanzo di quest'uomo che scrive libri, un successo, quando tu scrivi un libro è successo, può essere un caso, ma quando scrivi per 20 anni romanzi... Libri che hanno successo. Vuol dire che è un romanziere. Cioè, vuol dire che è un paese incredibile. Questo è un altro punto di vista, non lo dico, invece dico che ormai... Però ti ripeto, quando i critici cominciano a scrivere che sei un fenomeno... Dovrei finire qua, non andare oltre. Non ho vinto i mondiali, non dovrei più giocare adesso. Secondo me, sai che Flaiano fece così, fece un romanzo, tempo di uccidere, e i critici dissero: lo aspettiamo alla seconda prova. Non ha mai più scritto romanzi, ha detto: tiè, così imparate. Allora, c'è un punto in cui Paolo, il personaggio qua a 40 anni protagonista, entra, perché ti dicevo senso, entra nello studio del papà e si accorge che sono sparite tutte le foto della famiglia. Sì. E al posto il padre espone soltanto quella di un 850 rossa. Spider, che qualcuno ricorderà dei nostri spettatori. E lui naturalmente non riesce a capire da figlio
gli sembra una prova di disamore, cioè quello ama di più sì, la macchina. Quello ha tolto le foto dalla cosa. Qual è il senso di questa storia? Senta cosa... tiserarci no, tutto. No, il senso è vedere sempre il padre nel ruolo di padre e vedere la madre nel ruolo di madre, invece vederli anche come esseri umani, come uomini, no? Per quello anche il discorso che abbiamo appena fatto, io diventando grande vedo anche mio padre in quanto uomo, non solo in quanto certo. In relazione con me, che mi aspetto sempre delle cose che non è neanche tenuto a darmi. Lui aveva la sua storia. E quella Fiat 850 Spider, per lui, per il protagonista, erano quegli anni belli, prima dei figli, prima di tutto, perché poi avere i figli è bellissimo, la famiglia è bellissima. Ma però, prima... Però quell'età dove tutto il cervello era solo per te, dove tu responsabilità no, perché tu adesso anche quando sei da solo, non sei mai da solo, perché un pensiero, saranno tornati a casa, saranno, capito? Quindi mi dice Francesco Piccolo, c'è un ronzio che sì, hai sempre... Sì, c'hai sempre nella... dietro un pezzo così, no? La responsabilità, son bravo, non son bravo. Così. Invece quella Fiat 850 rappresentava proprio gli anni del... L'aria nei capelli, era pure cabrio ovviamente, quindi quella che guardi me, dice l'aria nei capelli guarda me. Guarda me, dai, esatto, guarda me. No, ma ricordati no. Che ti stanno guardando, sono piccoli, ma... Sì, sì, no, ma io... Scherzavo, no. Ma io scherzavo. No, ma loro lo però sanno. Però seriamente, senza raccontarvi tutta la storia, la cosa molto bella di questo libro di Fago, fra le altre cose belle, c'è questa che mi ha colpito, e cioè il fatto che è veramente un figlio che poi andando a fare una certa cosa che non stiamo a raccontare, capirà, cioè è le generazioni che si... Perché si metterà dal punto di vista del padre. Sì, pensa sì. Se tutti imparassimo pro-vax, no-vax, a mettersi dall'altra parte, sarebbe la rivoluzione. È bello, è un viaggio dalla Puglia a Milano con una macchina, però è diciamo, un viaggio circolare dell'uomo verso se stesso, un'odissea, una divina commedia. Adesso forse basta, un viaggio dentro se... Ragazzi, questo mi vince il premio... Questo tra l'altro si chiama una vita nuova proprio perché... Si rifà la vita nuova. Ah, ho capito.